Però credo che il Messina oggi abbia fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista. L'unica cosa che mi dispiace è che non siamo riusciti a fare gol, anzi l'avevamo fatto, non so se era regolare o meno, perché il pubblico veramente oggi è stato grandioso. È mancato solo il gol, la rete annullata a Corona, anche il palo di Ferreira nel secondo tempo, le occasioni ci sono state. No, abbiamo fatto una grandissima partita, credo che oggi abbiamo fatto, come ho detto prima, un'ottima partita, però sono soddisfatto di questo. Ho detto, l'unica cosa che mi dispiace è che non abbiamo potuto portare la vittoria a casa. Si aspettava questo Cosenza che non vi ha concesso nulla nonostante l'assenza di Mosciaro, anche un infortunio grave cui hanno dovuto far fronte a inizio partita? Ah, l'ho sempre detto, il Cosenza è un'ottima squadra, è una squadra ben equilibrata, se si chiude bene riparte anche molto pericolosa, però credo che il merito oggi va ai miei ragazzi che hanno fatto un'ottima partita, non abbiamo rischiato quasi mai e credo che la vittoria, se ci fosse stata, era meritata. Una parola su questo pubblico. Un pubblico splendido, ti ho detto, l'unica cosa che mi dispiace è non aver potuto vincere la partita, perché una cornice così si vede in pochi stadi. Aveva detto niente calcoli oggi. Assolutamente, ma non abbiamo fatto, abbiamo cercato di vincere la partita, abbiamo dato il massimo in campo, poi gli ultimi minuti abbiamo anche cercato un attimo di gestirla, però i calcoli non vanno fatti, perché poi magari una punizione, una palla attiva rischi qualcosa e poi ti complica la vita.